Provo la singolarità per vedere i suoi cambiamenti, che ve li rileggo velocemente. Quando mi eri un sopravvissuto e non è completato, ci mette un po' prima di diminuire. Quando prendi il controllo di un biopod disattivato, cerca di mirare il sopravvissuto più vicino in range. Ora, oh, what the fuck? Cos'è successo alla singolarità? Perché si è abbassato? Quando controlli un biopod lo puoi distruggere tenendo premuto M1. Che brutto questo, io per sparare ogni tanto lo cliccavo. Da un killer instinct effect quando passa il biopod. Ci sarà una mira assistita quando miri col biopod, credo. Diminuito il cooldown per sparare, che mappa di merda. E un po' di altra roba. Oh, ah, oh, ah. No, raga, no, raga, meno ma... Oddio, che bello. Non potete capire quanto è bella sta cosa. Oh mio Dio. Non ci voglio fucking credere. Sembra una stro... Che cosa? Allora, vai nell'ufficiale, Akari, e prova a giocare a singolarità e a mirare. Vedi questa roba qui che ogni tanto dice che non posso mirare? Succedeva sempre. Ogni secondo, ogni nanosecondo del gioco, tu, quando miravi, ti dava fastidio in qualche modo. Vabbè, vaffanculo allora. Io non so cosa sta facendo questa, però. Chiudendo gli occhi non è una bella scena. Chiudendo gli occhi. In pratica, la mira assistita che ti dà, vedete che non si bugga mai. Tipo lì, non potevo mirarlo una volta, per esempio, in quell'angolo così, perché si buggava e si bloccava. Ed era fatto veramente di merda. Ok, bella anche lui che ha cambiato. Non doveva dargli il killer instinct, scusa, quando... Ah già, mi dà pure il 3% adesso di speed. Minchia. No, raga, è maestro forte. No, non c'ha 2v8 ancora, Tax. Ciao, Ghost, buonasera. Anche raga, mi sembra fortissima la singolarità. Quindi, no, no, è un buff enorme, non puoi capire. Prende anche il 3% di base adesso, quando si teletrasporta. Mi riprendo anche molto più veloce da quando... Quando esco dal coso. Ti mira automaticamente. Ah, ti fa vedere il killer instinct così, ok. Mi sembra che ci metta anche meno tempo a riprendersi dopo che mi tipo, è la mia impressione. No, questo no, non è vero. Però, comunque, cazzo, tanta roba, raga. C'ho anche forza brutale per romperli più velocemente. Ma sbaglio, c'è un rumore di sottofondo brutto. Tipo un trrrr. Vedi che me lo mira automaticamente? Sì, beh, che questi siano scarsi, ok, però... Ho un rumore di sottofondo tipo buggato. Non capisco. Niente. Mi sta letteralmente mangiando ogni singolo palle. Laghetto. Lo sentite? Così tipo... Frizzantino. Mi dà un po' di fastidio, essere onesto. Un po', non poco. Voglio solo provare. Potevo hittarla, però sì. Dove cazzo mi ha messo? Ma questo, raga. Che grido, Lara. Oppressione, Dragon's Grip. Devo sfruttare oppressione. Comunque 40 secondi oppression non è male. Fuck.
Ci sono dei grilli in sottofondo, sì, esatto. Mi dà un po' fastidio che mi viene da muovere automaticamente il cursore appena piazzo il biopod, perché cerco di mirare esattamente dove sta. Fa ambient. Sì, ma non in questa mappa, non fa ambient in sta mappa. Vabbè, questo è proprio scarso comunque. Sono gli ingranati. No, mi dà un fastidio fotonico, raga. Non potete capire, mi sta facendo venire un scoppio al cervello. Comunque è bella la singolarità, ma se volendo posso fare anche così. Me lo mirai da solo, infatti. Guarda quanto si è ripreso velocemente pure. Orco 2, raga. La mira assistita è molto figa. La mira assistita però è molto figa. Non devo per forza... Guarda, se... Ha molto più hitbox in pratica ora. Cioè, rallenta poi... Guardate come rallenta la visuale mentre sto... Mentre la sto mirando. Non è male, soprattutto per controller, raga. Questa cosa per controller è strabuona. Ho sbagliato. Un sogno. Non è... Allora, è un po' come dicevo, che toglie un po' l'abilità del killer. Su un killer che comunque era abbastanza difficile da giocare. Però... Allora, onestamente, ci sta. Cioè, onestamente ci sta. Questa cosa qui soprattutto a me piace tantissimo. Posso letteralmente... Dove miro posso praticamente sparare sempre. Sta musica, sto rumore mi sta facendo esplodere un timpano. Ops, ho sbagliato. Ma sta peggiorando la mia impressione. Mi si è girato su qualcun altro, tra l'altro. Non stavo neanche mirando lui io. Cazzo vuoi flasharmi, non ho capito. Comunque è un buff netto, sì. No, non può flasharmi così. È un buff e anche una semplicità. È semplificato. Ma tanto anche, eh. È un quality of life. I perk come sono? Non male. Il fatto che ho così poco cooldown non sono male. Ma che fai? Ti sto stalkerando la cassa. Sbaglio o una è andata qui dentro? Così voglio controllare per sicurezza. Infatti, se... Ma un po' laggato. Sì, ti dà anche il killer instinct quando ci metti il biopod per indicarti dove sta. No, ma sta cosa che poi tra la mira in automatica è veramente strong, eh. Nice. No, è rotto, fuck. Ok, lo puoi anche colpire da dietro i muri in pratica, però. È un po' l'hitbox. È diventato un po' l'hitbox dell'Antras. È diventato un po' l'hitbox dell'Antras. È un po' pericoloso. Sono il TRS. È il capo tier A. È molto forte. Secondo me è molto assolutamente forte così. C'è poco da dire. Se non avesse questo grillo di merda di sottofondo... Dov'è che l'ho vista? Ah, è sotto.
Sono adesso sti grilli di sottofondo, raga, porco due. Sono carini i grilli. Sì, ma non vedo l'ora di togliermi dagli... Non le senti, Ragnar? Oh mio Dio, si sta buggando ancora di più. Cos'è sto rumore adesso? È cambiato. Sta diventando sempre più forte il grillo. Sta diventando sempre più forte il grillo. E fa rumori strani. Cioè, vada signorina. Si sta evolvendo. GG. Minchia, mi sembra un strong come killer adesso. Perché sono PDB per provare killer e comprarti le cose, credo.